Oggi siamo qui a Roma a parlare dell'importanza del riciclo dei RAEE sotto l'aspetto della possibilità di recuperare e valorizzare delle materie prime critiche che sono strategiche per la nostra industria di punta, l'industria delle rinnovabili, l'aerospaziale, l'elettronica, l'automotive. Siamo in una crisi profonda, una crisi legata alla guerra e anche all'invasione russa in Ucraina, che sta mettendo a rischio la possibilità, la continuità di molte aziende italiane, perché mancano le materie prime. Materie prime come le terre rare, il nickel, la manganese, ma anche lo scandio, il titanio, che importiamo in quantità significative da paesi appunto come la Russia e l'Ucraina. Ecco quindi l'importanza di renderci sempre più autonomi, sempre più indipendenti dalle importazioni dall'estero, e questo lo possiamo fare puntando sull'economia circolare, puntando sul riciclo e speriamo anche adottando una serie di proposte che oggi verranno qui presentate per migliorare l'efficacia e l'efficienza della filiera dei RAEE. Le proposte che presentiamo oggi possono essere raggruppate in alcuni filoni principali. La prima è quella della semplificazione. Il sistema italiano dei RAEE ha bisogno di semplificazioni normative sia sul lato delle autorizzazioni degli impianti di trattamento sia per quanto riguarda le modalità di raccolta da parte del cittadino. Il secondo filone di intervento è quello di potenziare la raccolta. È assolutamente necessario moltiplicare le occasioni che i cittadini hanno a disposizione per conferire correttamente i rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche, quindi andare oltre l'uno contro uno e l'uno contro zero che oggi esistono, renderli più semplici, estendere il numero dei negozi che possono utilizzare questa modalità e poi potenziare i servizi di raccolta da parte degli enti locali, quindi la raccolta presso le isole ecologiche, così come i servizi di raccolta domiciliare. La terza area di intervento è certamente quella del controllo. Bisogna che lo Stato controlli di più la filiera, intervenga sui flussi paralleli, vada a scovare dove finiscono tutti i RAEE, parliamo di ingenti quantità che oggi non risultano tracciati, che finiscono dispersi in flussi paralleli di cui si ignora sostanzialmente l'esistenza. E il quarto, certamente non per importanza, il quarto filone è quello della sensibilizzazione. Bisogna informare di più i cittadini, bisogna rendere i cittadini consapevoli del fatto che anche sui rifiuti elettrici e elettronici è necessario fare una raccolta differenziata, è necessario gestire in modo attento questi rifiuti affinché poi si possano recuperare le materie prime che li compongono. Un anno fa, quando abbiamo iniziato questo lavoro, non avremmo mai immaginato che oltre al pure importante impatto sul lavoro che si sta facendo a livello europeo per ridurre le emissioni di CO2, le emissioni climalteranti, che sono riducibili attraverso una migliore gestione dei rifiuti e quindi anche dei rifiuti di apparecchiatura elettrica e elettronica, avrebbe assunto ancora più valore un argomento che già ben conoscevamo noi lo scorso anno, ma che forse non era così al centro dell'attenzione del dibattito pubblico, ovvero quello della disponibilità delle materie prime sui mercati globali. Davamo per fatto ormai consolidato la disponibilità ampia e facile di tutte le materie prime sul mercato globale. Beh, oggi credo che la consapevolezza del fatto che sia importante non distruggere materie prime buttandole in discarica o recuperandone esclusivamente energia, ma invece sviluppando filiere industriali in grado di riportarle alla loro origine e quindi reinserirle in un ciclo produttivo è decisamente aumentata. E queste 32 proposte sono il contributo non solo di Aerion, ma di tutta una filiera che da 15 anni lavora in questo settore, offerto alla politica per darci gli strumenti per migliorare le prestazioni della filiera dei RAEE.